Il motto di oggi, che è esserci sempre, lo vorrei proprio interpretare che fosse vissuto in questo senso, esserci sempre in una coesione, in un collegamento che fa sinergia e consente di migliorare la nostra azione a servizio della collettività, che è una magnifica collettività e che io saluto. In occasione delle celebrazioni del 164esimo anniversario della Polizia, aperte dall'omaggio al monumento dei caduti del corpo, il questore di Sondrio, Massimo Alberto Colucci, annuncia così, al termine della presentazione dei risultati raggiunti nel suo anno di mandato in Valtellina, il prossimo trasferimento alla guida della questura di Nuoro. Mi reputo fortunato di avere potuto fare il primo incarico di questore qua a Sondrio, fortunato per proprio le caratteristiche che ho trovato qui e la grande ammirazione che ho per la cittadinanza della provincia di Sondrio, alla quale rivolgo un affettuoso saluto e un grazie per come mi ha accolto, come pure il grazie e il saluto a tutte le istituzioni e le persone con le quali per lavoro mi sono dovuto confrontare e tutti i miei uomini e donne che hanno comunque dato il massimo per il servizio che dobbiamo e che svolgiamo. 12 mesi intensi alle prese con emergenze nazionali come il terrorismo islamico e l'arrivo dei profughi, 577 nel 2015, 318 nel 2014, ma accanto a questi macro fenomeni prioritario si conferma l'impegno nel contrasto dei furti, in particolare in abitazione, anche con l'ausilio di squadre esterne che ha fatto registrare un calo dei colpi del 34%, mentre a livello generale del 9% rispetto a 12 mesi prima. Intanto la cerimonia che dal comando si è spostata nella sede di Confartigianato Sondrio è proseguita con il conferimento dell'onorificenza agli uomini che si sono distinti per il loro lavoro, tra loro il sovrintendente Mauro Verga, anche rappresentante provinciale del sindacato SIULP. Il culmine di un lavoro impegnativo che ha portato la squadra mobile a risultati brillanti e coordinati dal dirigente il dottor Balteri e dal questore Colucci, che si è sempre dimostrato vicino ai reparti investigativi. E il sovrintendente Giovanni Maiorano, intervenuto in un caso di incendio divampato nella notte in un condominio del capoluogo. Mi ricordo l'intervento, è stato veramente di gruppo con tutti gli altri premiati. Siamo arrivati sul posto lì in via Gorizia ed effettivamente si notavano delle fiamme provenire fuori da un appartamento. La prima cosa che abbiamo intrapreso come operazione è svegliare tutti i condomini, in quanto non vi era nessuno fuori dal condominio, non si era accorto nessuno di questo incendio. Esserci sempre, dunque, in provincia di Sondrio non è una promessa ma già una realtà, grazie all'impegno di un comando fatto di agenti straordinari.